Buonasera, benvenuti a TGN Intervista, il nostro angolo di informazione e di approfondimento del telegiornale di Telenord sui temi della salute. Abbiamo con noi il professor Carlo Enrico Traverso, che ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Benvenuto. Un piacere. Professore. Il professore lo conosciamo come direttore della clinica oculistica universitaria dell'IRCCS, dell'ospedale Policlinico San Martino di Genova. E ovviamente parliamo con lui di oculistica, anzi di oftalmologia, il nome esatto della branca di cui si occupa. Parliamo, cerchiamo di fare il punto di che cosa sta accadendo in Liguria in oculistica, e diamo subito una bella notizia. Per una volta parliamo di una cosa bella, cioè la Liguria è una regione fortunata in questo campo, è vero? Direi senz'altro di sì. Dal punto di vista della sanità pubblica, la Liguria è dotata di strutture di oftalmologia che sono aggiornate dal punto di vista strumentale e dotate anche di medici estremamente capaci. Quindi in tutta la regione, devo dire, le prestazioni non sono a macchia di leopardo come può capitare in altri territori, ma sono di livello veramente molto buono. Poi in ogni posto, ovviamente, ci sono professionisti che per vari motivi si specializzano di più in un sottosettore rispetto a un altro, sempre nell'ambito dell'oculistica, ma devo dire che la popolazione ligure è in media molto ben servita da tutte le strutture che esistono in regione. Lo è a livello locale, seguita da tutte le ASL, rispetto a San Martino, quindi il luogo in cui lei opera. La clinica si occupa di varie tipologie di interventi, anche di ricerca. Certamente è naturale nel panorama della sanità che vi siano centri più grossi dove viene fisiologicamente accumulata una maggiore esperienza, magari in casistiche più rare. Per cui è evidente che un grande hub come è l'ospedale Policlinico San Martino chiaramente probabilmente riesce ad accumulare esperienze professionali specifiche su certi settori, però è molto importante il fatto che noi agiamo anche come polo di aggiornamento per i professionisti sia della regione che da fuori regione, e questo credo che sia importante per mantenere alti livelli poi di assistenza. Si usa la parola eccellenza un po' troppo a mio gusto personale, però un'assistenza molto buona per i cittadini nelle strutture del Sistema Sanitario Nazionale credo che sia estremamente importante e credo che sia un obiettivo politico da perseguire sempre e comunque. Professore, lei ha citato giustamente l'aggiornamento, tema fondamentale in tutti i campi, ma soprattutto ovviamente in campo medico. Proprio il 6-7 luglio scorso, all'interno del San Martino di Genova, ci sono state due giornate di aggiornamento a livello internazionale con esperti da tutto il mondo. Questo corso Goa Ophthalmology ESASO Retina Forum, questo è il nome esatto internazionale del corso, si è fatto un po' il punto su varie patologie e sugli avanzamenti, sull'innovazione tecnologica anche in sala operatoria. Ci racconta cos'è accaduto in queste giornate? Beh, sono stati due giorni nei quali relatori sia genovesi che provenienti da varie parti d'Italia che dall'estero hanno illustrato le novità sia dal punto di vista diagnostico che terapeutico in uno spettro di situazioni cliniche che non possono in due giorni coprire tutti gli aspetti dell'oculistica in dettaglio, che però hanno coperto le maggiori novità nel settore per quello che riguarda per esempio la chirurgia della cataratta, per quello che riguarda la chirurgia refrattiva, per quello che riguarda la chirurgia e il trattamento del glaucoma, per la diagnostica retinica, per la chirurgia vitreoretinica e del distacco di retina, per le malattie degenerative della retina, per esempio la degenerazione maculare senile e la retinopatia diabetica,
per lo strabismo. Quindi veramente un quadro in due giorni molto dettagliato, e devo dire che ha avuto un notevole successo perché sono venuti colleghi a scambiare idee con noi da tutta Italia e anche dall'estero. Abbiamo avuto partecipanti da una decina di nazioni. Allora le faccio subito una domanda per la chirurgia, forse la più citata, perché la più comune, non la più banale, ma la più comune, che è la chirurgia della cataratta. A che punto siamo con l'innovazione in sala operatoria? Beh, la chirurgia della cataratta è forse l'intervento che ha impattato la qualità di vita dei pazienti maggiormente di qualsiasi altra cosa. La cataratta nei paesi poco sviluppati è la prima causa di cecità. Cecità reversibile con un intervento. Ovviamente nei paesi occidentali anche quelli orientali, purché industrializzati, l'intervento di cataratta fa sì che nella popolazione non esista il problema della cecità dovuta alla cataratta. L'intervento di cataratta è stato inappropriatamente banalizzato solo perché, grazie alla ricerca scientifica, allo sviluppo tecnologico, questo intervento è diventato molto facile dalla parte del paziente. Perché oggi i pazienti vengono operati, facciamo un esempio, un paziente operato adesso esce dalla sala operatoria, si alza, sta una mezz'ora o un'ora tranquillo in una poltrona, più che altro per rilassarsi un attimo, e dopodiché va a casa e vede. Quindi rispetto a quello che era qualche anno fa, 5 o 6 giorni di ricovero fermi a letto, un recupero visivo molto lento, numerosissime visite di controllo, è veramente cambiato tutto, ma questo è cambiato grazie alla ricerca scientifica e al progresso tecnologico. L'intervento quindi è diventato facile per gli utenti, ma è un intervento molto difficile da eseguire bene, ripetitivamente e con risultati costantemente affidabili. Richiede un addestramento chirurgico specifico. Dovete pensare che la struttura principale su cui operiamo è il cristallino, che è sostenuto da una capsula trasparente che ha uno spessore massimo di 20 micron. Ecco, in un millimetro di micron ce ne sono 1000. Quindi noi stiamo parlando con una cosa che è un cinquantesimo di millimetro di spessore. Quindi citare la chirurgia della cataratta come una cosa banale, secondo me, è proprio sbagliato profondamente. E non può essere questo, ma è una chirurgia di grandissima efficacia. È un errore che spesso anche noi giornalisti facciamo, capita magari di banalizzare certe sì, non bisogna forse confondere il banale con il molto numeroso. In qualsiasi struttura ospedaliera che funzioni con un reparto di oftalmologia, il numero di interventi di cataratta che si fanno durante l'anno supera quello di tutti gli altri interventi chirurgici messi assieme, di tutte le specialità. Certo, intervento comune, e questo è il motivo. Allora, però, professore, spesso si parla di cataratta anche per un altro motivo. Si dice che ci siano fughe verso le altre regioni, in questo caso dalla Liguria magari verso le regioni limitrofe, proprio per andare a fare questo tipo di intervento. Ma come mai accade questo fenomeno? Ma dunque, io credo che non sia direttamente una conseguenza delle cosiddette liste di attesa, perché in alcune situazioni in Liguria le liste d'attesa sono un po' più lunghe di quello che si vorrebbe, ma va detto che l'intervento ha le stesse possibilità di riuscita se un paziente viene operato oggi o viene operato fra 6 mesi o fra 12 mesi. Quindi la tecnologia moderna permette di fare efficacemente con buona sicurezza l'intervento in qualsiasi stadio della cataratta. Però condivido il fatto che quando una persona sa di avere una diagnosi che permette un intervento risolutivo la voglia fare subito.
E questo però è un aspetto più psicologico che di vera necessità clinica. Quello che secondo me spinge i pazienti fuori regione per l'intervento di cataratta è il fatto che abbiamo colleghi che sono dei bravi chirurghi e sono liguri e o hanno smesso di lavorare nelle strutture pubbliche liguri oppure non ci hanno mai lavorato e normalmente portano i pazienti liguri che si rivolgono a loro ad operarsi presso strutture private convenzionate nelle città, nei posti più vicini alla Liguria, cioè il Basso Piemonte o il nord della Toscana. Questo è un fenomeno normale, non è che si possa criticare, però mi pare anche giusto dire che non c'è nessun particolare bisogno di recarsi fuori perché le strutture liguri sono in grado sia come strumenti e attrezzature che come professionisti di dare prestazioni di altissimo livello. Bene, quindi possiamo rassicurare gli spettatori, tutti i pazienti liguri sul fatto che le strutture ospedaliere pubbliche della nostra regione sono in grado di accogliere tutte le richieste per gli interventi, per questi interventi che sono diventati appunto, come diceva lei, semplici per il paziente ma che hanno sotto bisogno di una solida base di preparazione anche chirurgica. Anche organizzativa poi. E organizzativa perché si fanno molto, grossi molto numeri. Forte, certo. Io credo che tra l'altro l'organizzazione dei DIR, cioè dei dipartimenti regionali, interaziendali, permetterà una migliore organizzazione un po' di tutte queste cose che richiedono notevoli livelli tecnologici e notevoli livelli di organizzazione della sanità. Perché, per esempio, per la cataratta potrà essere considerabile l'idea, ove sussistessero attese superiori a quanto i pazienti desiderano in una ASL, che i pazienti possano essere quasi automaticamente, a loro possa essere quasi automaticamente offerto di essere operati presso un'altra ASL, ma della Liguria. Ma non c'è nulla di fatto che stiamo organizzando in questo senso. I DIR sono una cosa nuova, che però entrerà adesso in azione, certamente non solo per l'oculistica. Per fare dei bilanci attendiamo allora qualche tempo e la rinvitiamo senz'altro a venirci a raccontare che cos'è accaduto. Ringraziamo il professor Carlo Enrico Traverso per essere stato con noi. Grazie professore. Grazie, un piacere. Arrivederci a tutti gli spettatori.